Ciao Giulia, buongiorno e bentrovata. Grazie per essere qui oggi e fare una chiacchierata insieme a noi nei nostri Delcon Talks. Senti, io ho letto un po' di informazioni su di voi e certamente vi occupate di un tema molto interessante, intelligenza artificiale, manutenzione predittiva, e ho capito che utilizzate l'intelligenza artificiale in realtà per tanti altri sistemi predittivi, non solo in ambito di manutenzione. Mi vuoi raccontare un po' meglio chi siete, cosa fate e darmi qualche dettaglio in più? Sì, ciao Barbara, intanto grazie, sono molto felice di essere qui e poter parlare oggi con te e conoscerti, conoscere anche la tua realtà. La mia azienda si chiama Mipu e si occupa di realizzare ciò che noi chiamiamo la fabbrica predittiva, ovvero quella fabbrica dove io riesco a raccogliere i dati di processo, di produzione, i dati già esistenti, e valorizzarli per creare delle intelligenze artificiali che mi consentano di sapere cosa avverrà nel prossimo futuro. Lavoriamo su ambiti molto specifici, ovvero quelli di produzione, manutenzione, energia, qualità e logistica. Insieme appunto questi cinque ambiti sono quello che definiamo fabbrica predittiva. Molto bello e molto interessante. Noi siamo molto interessati in realtà al tema della manutenzione predittiva, come prima un po' ti menzionavo. E il motivo è che siamo entrati in mercati molto ampi come quello americano con i nostri dispositivi medicali, quindi dispositivi che servono per raccogliere il sangue, ma che vengono utilizzati in estrema mobilità, quindi attraverso dei pullman che si muovono sul territorio oppure delle installazioni mobili che vengono magari installate per una giornata e poi riportate verso un headquarter dove vengono manutenuti, ricaricati, rigenerati. E c'è una logistica complessa, per cui il tema della manutenzione predittiva inizia a diventare interessante per loro, perché avere dei device on field nel momento della raccolta e poi scoprire che non sono ottimizzati, non funzionano o c'è qualche problema, significa perdere unità di sangue che non possono essere raccolte. E voi lavorate anche con aziende di tipo medicale? Cosa fate in ambito di manutenzione predittiva o quali sono le industrie con cui siete più attivi in questo momento? Allora, al momento lavoriamo molto nell'industria della generazione di energia, della produzione di energia, soprattutto da fonte rinnovabile. Poi il momento è, se vuoi, critico per questo tipo di settore, per cui riuscire a prevedere quanta energia sarò in grado di immettere nella rete, dove e quando è diventato, direi, strategico anche proprio per il nostro paese, quantomeno. Lavoriamo molto anche nel settore manifatturiero, con manifatturiero intendo davvero dall'alimentare alle lavorazioni meccaniche, l'automotive, eccetera. E infine con i costruttori di macchine, che rappresentano una delle industrie di eccellenza per l'Italia, forse meno conosciuta rispetto ad altri ambiti, dove mi sembra possa rientrare a pieno titolo anche la tua azienda. Mi sembra possa rientrare per il motivo che i need, i problemi sono simili, ovvero quello di dare un'affidabilità nel caso di poter raccogliere e mantenere, immagino, il sangue in mobilità, come dicevi, nella quantità desiderata e con criteri di qualità desiderati, una volta che la macchina è già presso la sede del cliente, quindi non quando è dentro di me. All'interno di questo filone abbiamo anche dei clienti che specificatamente nel settore medicale, penso ad esempio alle diciamo, sale dentistiche, quindi il sistema di poltrona e tool che siamo abituati a vedere quando andiamo dal dentista, piuttosto che le autoclavi, piuttosto che i sistemi di mantenimento del freddo, eccetera, eccetera. Se vuoi ti descrivo un po' quali sono, secondo me, i vantaggi della manutenzione predittiva per questo tipo di applicazioni. Sì, volentieri. Allora, io credo che intanto quando parliamo di predittiva, in realtà parliamo di un mondo che include sia la predizione, ovvero il dire succederà qualcosa, ma anche la diagnostica, quindi identificare esattamente che cosa,
ciò che viene chiamato prognostica o predittiva, ovvero quali, o prescrittiva, ovvero quali sono le azioni che devo andare a fare e quanto sarà la durata di vita residua del componente che sto monitorando. Dico in parole un po' più semplici. Parlavi ad esempio dei mezzi di trasporto dei vostri sistemi di raccolta. Un conto è dire attenzione, avrai una rottura, questo è predizione. Si potrebbe poi aggiungere l'informazione di dire la rottura sarà di tipo meccanico oppure di tipo elettrico oppure dovuta al sistema di alimentazione, quindi andare a identificare la causa radice o la localizzazione di quella rottura, e questo in generale definirei diagnostica, ed è un'informazione molto importante, perché se devo intervenire, ovviamente intervenire con, ad esempio, inviando un meccanico è molto diverso da intervenire inviando un elettricista, o sapere già prima quali parti di ricambio dovrò andare a portare, è un'informazione altrettanto importante di sapere che dovrò fare l'intervento. Infine, la prescrittiva mi dice qual è la durata di vita residua, quindi dovrai intervenire per fare questo intervento entro la data, entro 6 mesi, piuttosto che entro 3 mesi. Questi sono i tempi con cui normalmente si riesce a prevedere un fenomeno, e anche appunto qual è l'azione suggerita. In termini generali, tutto questo insieme di varie manutenzioni, ne sentiamo parlare comunemente come manutenzione predittiva, anche se appunto dentro ci sono varie tipologie, per me ha, direi, 2 tipi di vantaggi principali. Il primo è evitare sorprese negative, ovviamente, evitare le rotture improvvise. Il secondo è che, posto che io possa seguire le indicazioni date appunto dai tecnici manutentori predittivi, posso pensare di eliminare tutta quella serie di azioni pianificate che avrei invece eseguito. Quindi sostanzialmente quello che noi vediamo è che in media c'è una riduzione del 30% nel numero di task, in termini di monte ore uomo, diciamo, pianificate, che posso andare a regime a ridurre grazie al fatto che intervengo solo quando necessario. Ottimo, grazie mille per la spiegazione dettagliata. Decisamente più chiaro e, anzi, di nuovo, per noi interessante, magari poi ne parliamo offline sulle applicazioni di Delcon. Un'altra cosa che mi veniva in mente mentre chiacchieravi è questa. Al di là del settore medicale, in realtà mi hai menzionato tante altre tipologie di applicazione, no? Dall'energetico all'automotive. Pensavo questo. Noi ci troviamo nella situazione, quando abbiamo un device medicale, di doverlo sempre un po', come dire, verticalizzare o customizzare nella sua soluzione hardware e sicuramente la parte software, quando ci troviamo di fronte a clienti diversi che operano comunque nella raccolta di sangue, ma in paesi diversi hanno filiere diverse. In realtà il sangue non si raccoglie nello stesso modo in diverse parti del mondo. E quindi questo ci rende, ci rende obbligati in qualche modo a lavorare un po' a 4 mani col cliente. E mi chiedevo, nel vostro caso, come riuscite ad utilizzare, perché in realtà lavorare a 4 mani poi ha una sua complessità, ma è anche un grande vantaggio, perché quando vai sul mercato hai un fit del prodotto perfetto, diciamo così, sul tuo cliente. Quindi come riuscite voi a gestire la collaborazione con aziende di diversi settori? Come verticalizzate le vostre soluzioni? Sono processi, diciamo, che si fanno a 4 mani, che sono complessi? Quanto tempo richiedono? Ero curiosa di esplorare un po' questo spazio. Allora, guarda, io sono, diciamo, penso in generale che l'intelligenza artificiale sia un altro tool diagnostico, e pertanto per dare un contributo reale al mondo della fabbrica, ma anche in generale al mondo dei processi cittadini, sia necessario che questo tool venga utilizzato da chi ha la competenza di processo. Quindi nessuno potrà costruire un'intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva sui vostri device meglio di una vostra persona che quei device
li utilizza o li gestisce o diciamo che con i vostri clienti lavora ogni giorno. E quindi qui veniamo un po' al tema della collaborazione con chi ha la competenza di dominio, che è un po' quanto mi descrivevi tu. Io credo che questo sia fondamentale. D'altro canto, però, la mia ambizione, se vogliamo, l'ambizione di Mipu, è quella di portare l'intelligenza artificiale davvero in tutti gli ambiti della fabbrica, per riuscire a realizzare una produzione che sia anche più efficiente, più sostenibile anche in termini, ambientali. E quindi come coniugare il fatto di voler scalare e scalare velocemente con il fatto di dover portare dentro la competenza di ogni singolo tecnico, di ogni singolo utilizzatore. Noi abbiamo risolto o tentiamo di risolvere queste due esigenze che sembrano contrastanti, avendo costruito una tecnologia che consente di realizzare l'intelligenza artificiale in modalità codeless, quindi diciamo in un certo senso una fase intermedia in cui riduco quello che è il tempo, il costo, anche l'effort conoscitivo normalmente richiesto per costruire un'intelligenza artificiale attraverso una sorta di sì, un software di mediazione, se vogliamo, nel quale la persona accede e dice voglio utilizzare questo dato, questo dato, questo dato, e il software lo guida e lo aiuta a costruire da quello un'intelligenza artificiale. In questo modo chiunque, anche senza competenze pregresse, può portare la sua specifica conoscenza e dall'altro lato ogni volta non è ripartire da zero, diciamo la complessità che comunque esiste ed è insita poi anche nei processi umani, così come quelli dell'intelligenza artificiale, viene sensibilmente ridotta. E per me questa è stata anche una missione, se vogliamo, mi sento di dire sì, personale o sociale, perché così facendo si riesce a portare dentro al mondo dell'intelligenza artificiale un ampio numero di persone, mostrando loro anche tutte le potenzialità di questa nuova tecnologia e facendo sì che ciascuno possa rendersene parte, no? Quindi non è più io o l'intelligenza artificiale, ma siamo insieme nella collaborazione per accelerare un po' la risoluzione poi di grandi sfide che oggi ci preoccupano. Noi pensiamo spesso alla fabbrica come un mondo, come dire, molto avulso dalla quotidianità. In realtà tutti gli oggetti in cui ci giriamo sono stati prodotti in una qualche fabbrica. Se riuscissimo a farlo con il contributo di tutti in modo più sostenibile, più lungimirante, anche più inclusivo, probabilmente appunto vivremo in un mondo migliore. Certo, assolutamente. Mi piace questo concetto di, come dire, accessibilità all'intelligenza artificiale, quindi, perché sai, nell'immaginario collettivo, anche io me la immagino come una questione abbastanza complessa, e quindi una questione non solo complessa, come dire, nel suo codice o nella sua struttura tecnica, ma anche complessa da implementare. Per esempio, un'azienda di medie e piccole dimensioni, magari come Delcon, ha accessibilità a questi strumenti, ma l'implementazione, per esempio, nella nostra fabbrica, nel nostro immaginario, ha un ritorno sull'investimento meno importante che se la implementi in una fabbrica che ha una scala, una dimensione molto più grande, proprio perché ci immaginiamo dei costi di accesso molto alti. Con la tua tecnologia, mi sembra di capire, questo non è più vero, per cui i costi di accesso si riducono e quindi può diventare appetibile anche per aziende di medie e piccole dimensioni poter accedere a sistemi di questo tipo perché riescono ad averne un ritorno. È vero quello che sto dicendo? Funziona? Lavorate anche con aziende di dimensioni più piccole oppure Allora, altro? sì, sicuramente sì, e lavoriamo con aziende anche direi molto piccole, costruttori di macchine custom nella Bergamasca, piuttosto che cioè, eccellenze, ma di dimensione, non voglio dire artigianale, ma sicuramente insomma limitata rispetto a quello che ci si potrebbe immaginare.
Io credo che, diciamo, la tecnologia possa aiutare non tanto nel primo accesso, non solo nel primo accesso all'intelligenza artificiale, ma ad un aspetto che ritengo sia ancora poco compreso dal mercato, ma che diventerà cruciale nei prossimi anni, ovvero della manutenzione di queste intelligenze. Le intelligenze sono come un bene, non un bene fisico, ma un bene virtuale, nel bene e nel male non è che quando io l'ho creata lì si esaurisca, devo mantenerla nel suo ciclo di vita, quindi devo monitorare le performance, vedere se quello che mi dice è effettivamente ancora affidabile, se per caso non vada riallenata. Ecco, pensare di fare tutta questa gestione, per così dire, a mano, credo sarà decisamente, ci porterà decisamente fuori strada, fuori mercato, non sarà gestibile. Al contrario, pensare di realizzare degli automatismi che mi consentano non solo di diminuire il costo di realizzazione, ma anche di gestirla poi automaticamente, una sorta di IRP delle intelligenze, se vogliamo, è quello che, diciamo, riuscirà a portare anche le piccole e medie aziende in questo mondo. Bene, grazie mille. Mi sembra una soluzione davvero, davvero interessante e anzi mi farebbe piacere poi approfondire. Io ho un'ultima curiosità. Leggevo sul vostro sito che voi vi occupate anche di formazione in ambito di intelligenza artificiale. Questa è un'esperienza che anche noi abbiamo avuto e stiamo portando avanti. Qualche anno fa abbiamo lanciato quella che abbiamo chiamato Delcon Academy. E sostanzialmente nel nostro caso è quello che noi definiamo un team cross funzionale, quindi abbiamo una serie di persone in azienda che a latere di altre attività di cui si occupano in realtà sono focalizzati sull'organizzare degli appuntamenti di formazione verso nostri clienti o nostri distributori, proprio con lo scopo di aiutarli ad estrarre il massimo dai nostri dispositivi e lavorare bene, diciamo così, nella filiera del sangue. Ho letto che voi avete proprio una NIPU Predictive School e quindi ero curiosissima di sapere di che cosa si tratta, come funziona e che cosa raccontate. Sì, NIPU Predictive School è una scuola che esiste dal 2016 e diciamo molto verticale appunto sul tema delle tecniche predittive. E negli anni è andata crescendo durante, diciamo, il 2019-2020 e si è tramutata, abbiamo portato gran parte dei corsi online e questo ci ha dato un boost importante, tenuto conto comunque di un mercato che è ancora di nicchia. Ci occupiamo di formare quelle persone che chiamiamo un po' tecnico della fabbrica predittiva oppure della manutenzione predittiva o dell'energia predittiva, insomma, in altre parole, far vedere come la capacità di sapere con anticipo che cosa avverrà nel prossimo futuro possa far evolvere le organizzazioni, perché ne modifica di fondo i processi e le modalità di lavoro. E, anche qui la nostra idea è con modalità facilitate, abbiamo tanti giochi, business game, delle modalità anche interattive o di design thinking, far entrare le persone fino a realizzare proprio concretamente alcune piccole intelligenze artificiali che poi possono portare a casa in azienda, ecco. E, mi sembra sia molto bello, raccogliamo sempre grande entusiasmo e poi io particolarmente sono felice quando riusciamo a formare quelle categorie di persone che si sentono in un certo senso escluse da questi argomenti e che invece poi tornano a casa avendone piena proprietà, non solo, diciamo, di parola, ma anche avendo concretamente realizzato qualcosa, ecco. Certo, no, mi sembra una bellissima iniziativa e penso, concordo con te, che sia importante, come dire, anche per un tema di accessibilità, no? Diffondere la conoscenza, la competenza, e mi piace molto questo approccio che avete di, come dire, formazione non diciamo in aula unidirezionale, ma proprio hands on, e quindi con workshop, e uno si porta a casa un po' un manufatto che ha creato durante il momento di formazione. Molto bello.
Ti ringrazio molto Giulia, è stata una chiacchierata molto ricca e spero che riusciremo a vederci presto di persona, perché mi farebbe piacere approfondire, ecco, ulteriormente con te un po' delle tematiche. Per ora ti ringrazio. Grazie a te, sono stata appunto contenta di conoscerti e di partecipare, anch'io spero ci potremo vedere presto. Fantastico, allora ti auguro il meglio, in bocca al lupo e a prestissimo. Ciao, grazie.